Ragazzi, andiamo avanti, sempre a cercare sto micheletto famoso dopo che c'è stato un bug assurdo nella missione precedente e ho dovuto autodesincronizzarmi, perché sennò non potevo andare avanti. Parliamo con questo tizio coi baffi, Bergomi. Dov'è Pietro? Non saprei dirlo, ma Micheletto aspetta alla porta a est delle terme di Traiano. Ha in mente di far travestire i suoi uomini per far sembrare il tutto un incidente. Appunto. Sarà lui a condurmi dall'amante di Lucrezia. Ezio, Machiavelli ci ha tradito. Ma ne sei così sicuro? Entrambi che non fosse così, ma è evidente. Adesso fa ciò che va fatto. Se non lo fai tu, lo faccio io. Senza i ladri della volpe, dovrò ricorrere alle mie reclute. Sacro e profano, pettina Micheletto fino al luogo della rappresentazione. Ok. Mentre lo segui, trova il modo di infiltrare i tuoi adepti assassini nella sacra rappresentazione. Usa gli adepti assassini per uccidere i bersagli. Ci sta, meglio, meno fatica. È l'alba, a caso. Ok. Occhio dell'aquila. E occhio di Chieti, a caso. Vi prego, io non ho fatto nulla. Francesco Troche, amico mio, ti mentirei mai? Tu hai rivelato a tuo fratello i miei piani di guerra per la Romagna e lui ha contattato l'ambasciatore di Venezia. Non è colpa mia, io sono vostro servitore e alleato. Pretendi che ignori ciò che hai fatto solo in base alla nostra amicizia? Lo chiedo, non lo pretendo. Se vogliamo unificare l'Italia, ogni istituzione deve finire sotto il mio controllo. E se la Chiesa non si mette in riga, non mi resterà che annientarla. Ma sapete che lavoro per voi, non per il Papa. Ah, oh. Ne sei sicuro, Troche? Troche, ragazzi? Parente di Egidio, per forza. Volete uccidere me? Il vostro amico più fedele. Il banchiere, bancario... senatore com'era che portava il tesoretto, che anche lì voleva essere ucciso dagli uomini di Cesare. E invece chi ha ucciso invece è lui. Date a Micheletto i costumi di Cesare. Va bene. Lucrezia è mia e di nessun altro. Lucrezia è mia, come se fosse la sua fidanzata, che lo è, ma è anche sua sorella. Cioè, questa cosa è inconcepibile. Poi cose strane, incesti ci sono. Se esiste la parola incesto nel vocabolario, vuol dire che qualcuno lo fa. Però è assurdo. Francesco Troche. Scusate, vado un attimo nel database. Persone. Francesco Troche. Fratello minore del senatore Egidio Troche. Perfetto, cioè, ci avevo colto. Me lo ricordavo benissimo. Ci avevo visto lungo. Andiamo! Andiamo! Oh, oh! Vediamo dove ci conduce sto Micheletto infame. Teatrino tutto quanto. Messa in scena per riavere Lucrezia. Potete aiutarmi? Sono perduta. Che non vale neanche un dito di Caterina Sforza, perché Caterina Sforza era la migliore. Vai, vai! Se n'è tornata a Forlì. E addio per sempre Caterina Sforza, ma rimarrà sempre nei nostri cuori lei. Vai sotto, vai sopra, vai sotto. Vagli di sotto. Getta l'ombrello a terra. Multa. Ho gettato l'ombrellino. Ma perché? Oh, una bella aria vietata. Localizza gli uomini di Micheletto. Ok, c'è da camminare, ripeto. Molto furtivamente e per aria. Per aria soprattutto.
No. Sono nella merda. Bravo. Uomini di Micheletto, venite a me. Bersaglio individuato, perfetto. Seguitemi alla rappresentazione, capito? Vieni. Sono nella merda. Fatto fuori, benissimo. Via. Grazie, Adepto. No, perché lui? Lui no, lascialo stare, ti prego. Che già hanno passate abbastanza ultimamente. Sono dietro la colonna, non mi dovrebbe vedere. Ok, a posto. Porti qualcosa con te? Sì, qualcosa porta. Ok, mi serve un cavallo anche a me. E l'ho visto. I spotted the horse. Inglese maccheronico, per carità. Io l'inglese lo so, modestamente lo so. Camminiamoli a debita distanza perché non si sa mai cosa potrebbe combinarci questo, sapete? Piano. Oh. Comunque, il bersaglio prima è stato assassinato dagli adepti e va bene così. Vai, vai! Che cazzo giri? Vai dritto. Cammina dritto, come diceva mio nonno. Quando avevo i piedi storti. Da piccolo. Dov'è sta rappresentazione che bel po' che si galoppa? Tra l'altro siamo tornati dove siamo passati con la volpe prima, fantastico. Anzi, anche prima, l'altro episodio. Oh. 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 Mm. Andiamo! Andiamo! Ok. Terme di Caracalla, dove i romani giocavano a palla. E qua localizzarli sarà più difficile. Però ci sono loro. Che l'hanno messi a sconto. Perché ad Assassin's Creed 2 costavano, sapete cosa, tipo 150, il doppio. Però devo entrare. Io devo entrare, devo entrare, devo entrare. Dio del cielo. Io devo entrare. Fermo dove... Shh. Meno male, non mi hanno desincronizzato. Meno male. Stavo già... il bestemmione era lì pronto. Con te si fa così. C'era il bestemmione in gola proprio. Cambiatevi e poi seguitemi alla rappresentazione. Capito? Questo è per te. Uccideteli. Costumi ottenuti, perfetto. Sono durati nei romani peggio di una chiavata, cioè pochissimo. 10 secondi, ma Micheletto è lì, lo vedo. E tra un po' lui vede anche me, tranquillo.
La scorsa missione volevo farne due in una, ma ho fatto bene a non farlo. Ho fatto benissimo. Poi mi devo avvicinare, no? Per metterlo nell'inquadratura, se no poi il tempo scorre. Che non ha senso, raga. Comunque non era quella rappresentazione. Io credo che sia il Colosseo, se non vado errato. Anche se questa sequenza dovrebbero essere 5 missioni e questa è la seconda. Ma non mi ricordo come si conclude esattamente. Salute. E infatti sta tornando in zona Colosseo, quindi che cazzo fa il gioco? Cazzo fai? Sta tornando in zona Colosseo, quindi ha anche senso. E dai, un'altra zona. Ok, loro si deve far così per forza. Muori! Uno, due. E adepti. Dove sarà finito? Là, addosso! Cambiatevi e poi seguitemi alla rappresentazione. Capito? Siamo a tre. Il tuo costume. Bene, come facciamo adesso? No! Che culo! Fermo. Bravi! Anche per lui! No, no, che guerra ho scatenato! La guerra dei 100 anni! Però ha funzionato! Il nuovo capitano... bravi ragazzi miei. Andiamo, andiamo! Forza ragazzi! Ormai è nostro! Ma chi ti vuole? Ma chi ti vuole? Il Colosseo. Già. Mai visto? Non sapevi la conoscenza? Signore, uno dei miei uomini vi accompagnerà. Ricordate, io indosso la giubba nera. Proteggetemi e attendete il richiamo di Pilato al centurione per colpire. Ma che è? Un'opera teatrale? Pilato. Va bene, dietro le quinte a questo punto dobbiamo farla. Uccidi solo gli archi brughieri. Attenzione. Sera. Ma come utilizzate la testa se mi uccide tutti i bersagli? Ma... come 50%, zì? Ma non ha senso! Ma ho usato sempre gli adepti io! Ma non ha senso, raga, non ha senso. Non dobbiamo farci individuare. Fantastico. Io sto ancora rimuginando su quel 50% che non capisco veramente. Ma è sulla parte alta del Colosseo?
Cioè sulla parte quella a tre anelli, sì, ok. Potrei usare questo appiglio qui. Bravo Ezio. Devo andare fin là senza farmi vedere. E soprattutto senza uccidere gente che non sono gli archibrughieri. Però quali sono gli archibrughieri? Devo andare nel database a vederlo. Per forza. Saranno loro per forza. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Diavolo, qual è la croce di Pietro? Udite, udite come prega Elia di portarlo via con sé! Aspettiamo di vedere se Elia scenderà davvero a prenderlo. A prendere cosa? La mia sete è grande, la mia sete è grande! E gli dà l'aceto da bere. Sì, ma non berrai più! Prima gli archibrughieri prima di accedere al retro del palco. Bene, un tipo carro di fieno? C'è? Comunque, perfetto, mi ha individuato lui gli archibrughieri, quindi siamo a posto. C'è da uccidere solo loro. Solo loro, mi raccomando. Ha compiuto la profezia. È lui manifestata la divinità. Ma questi qua dove sono disposti? Scusate. Nel parterre? No, sopra. No, sali. Prendi questa lancia e fai attenzione. Dovrai fare, così come ha detto il sacerdote, una cosa di grande importanza. Farò come mi ha detto. Bravo. Contro rischio e pericolo. Ciò che farò, potrei non riuscire a vederlo. Nel bene e nel male. Benissimo. Qualcuno che ci abbia qualcosa? Getta acqua corrente e sui miei occhi ne cada tanta da farmi vedere. Tanto fammi prendere signore sto archibrugo qua, tanto per rimanere in tema. Ahimè, ahimè, metta fino, cosa ho fatto? Io vedo un uomo, ma sì, è vero. Tre. E il quarto con gli adepti, per forza. Ah, signore, ti imploro. Sa proprio di Roma sta missione qua, di antica Roma. A posto. Di come i malati e i ciechi attraverso la tua pietà guaristi in questa città. Oh, perfetto, c'è da scendere qua. Eccomi. La tua volontà servirò e con te sarò, perché so bene che entro tre giorni risorgerai. Signore, abbi pietà di me. Se non c'è nient'altro da uccidere, era la sincronizzazione totale più facile di tutte. 40 secondi. Dove cazzo passo? 40 secondi. Non me ne mica accorto io. Ok, immagino che qua non si possa andare. Grazie guardie che avete occupato il varco sbagliato. Signore Dio, con quale cuore hai ucciso quest'uomo che vedo morto, appeso in croce? Ok, ci siamo. 20 secondi, dove devo andare? Ah, lì, ok. Egli è il figlio
figlio di Dio! Tolto posto nella rappresentazione, certo, non l'hanno vestito. Ci sono andato a intuito, no? Egli è il re della beatitudine! Giuseppe! Sono certo che questo... C'è una lama sola. Figlio di Dio onnipotente! Andate a chiedere il corpo a Pilato per farlo seppellire! Io vi aiuterò a deporlo! Laggiù. Pilato! Vi chiedo di concedermi una grazia speciale! Poi? Di questo profeta morto qui oggi! Lasciami portar via il corpo! Il cielo al terzo, sicuramente la centrale davanti a lui. Toglietevi grazie. Giuseppe. Trova e neutralizza Micheletto. Tutto è pronto. Se quel centurione dice che è morto, addio. Adesso è morto davvero. Non salverai Pietro. Il vino che ha bevuto era avvelenato. No. Ho messo a Cesare. Ho fatto le cose per bene. È vero, adesso c'è la missione che va portato dal dottore. Non sono ancora morto. Non sono qui per ucciderti. Che è causa dell'ascesa al potere di qualcun altro. È causa anche della propria distruzione. Non l'ha ucciso. Fatelo scendere! Questo non c'era nelle prove! Trattenete le guardie! E lo faremo la prossima volta.